Lavori in pieno corso nell'ex CREAF di Prato, edificio di proprietà della Regione destinato a diventare in tempi record il nuovo centro Covid Pegaso della Toscana, una struttura di eccellenza e di riferimento per questa patologia di livello nazionale. Nelle immagini vedete il sopralluogo effettuato dal presidente della Regione Eugenio Giani insieme all'assessora regionale alla protezione civile Monia Monni. Il primo contingente di 190 pazienti potrà essere accolto a partire dall'8 di dicembre. Io ne ho parlato con il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, ne ho parlato con il commissario Arcuri, sicuramente qualcuno di loro, uno di loro sarà qua, inviteremo anche il ministro Speranza, perché questo diventa il primo centro italiano dedicato alla cura, all'analisi, probabilmente alla raccolta in una banca del sangue e del plasma di ciò che è la specificità Covid. I 500 posti previsti inizialmente nella struttura sono stati ridotti a 340 per far spazio a locali tecnici destinati alla ricerca e riservati al personale. Abbiamo seguito i consigli dei medici, abbiamo fatto una struttura che però potrà recuperare posti fino ad arrivare a 350 al bisogno. Abbiamo quindi distanziato di più i letti, creato più spazi tecnici e che siano utili alla gestione dell'ospedale, che quindi rendano più semplice il lavoro ai medici, agli infermieri, al personale sanitario in generale, e abbiamo ricavato uno spazio anche per 10 terapie subintensive, perché come sapete questa è una struttura Covid che arriva fino all'ossigeno, come dico per semplificare e per farmi capire. E quindi è importante avere anche una prima risposta in caso di aggravamento e la necessità quindi di trasferirsi all'ospedale.